Benvenuti a Researchers, puntata numero 182. Oggi è mercoledì 9 giugno 2021 e sono le ore 16:30. Researchers è il programma televisivo ideato da Gioacchino Onorati per la ricerca, Massimo Goddi per Aracne TV e il professor Paolo Teofilatto per tutti i nostri telespettatori. Ben trovato, professore. Grazie e bentrovati a tutti voi. Grazie. Allora, per cominciare, le chiederei di presentarsi con una sua breve biografia. Sì, io sono Paolo Teofilatto, nasco come matematico, mi sono laureato all'Università di Milano, poi ho preso un dottorato, un PhD in geometria complessa, quindi sempre nel campo della matematica al King's College di Londra, ormai nel lontano 1990. E poi ho preso un dottorato invece di ricerca alla Scuola di Ingegneria Aerospaziale in Ingegneria Aerospaziale e ho cominciato la mia carriera accademica qui alla scuola. Sono professore ordinario in meccanica del volo da più di 20 anni e sono stato negli ultimi 6 anni preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale di Roma, il che per me è stato un grandissimo onore. Poter servire una istituzione così importante nella storia dello spazio. Bene, allora entrando nel merito della nostra intervista, parlando dei microsatelliti e della rivoluzione che c'è nell'accesso allo spazio, quali sono oggi gli sviluppi tecnologici in questo settore? Sì, lei dice bene, la rivoluzione c'è stata a partire dal 2000, una reale rivoluzione nel campo spaziale. Io diciamo, cito questa data perché è la data del lancio del primo nanosatellite, come si direbbe adesso, realizzato dagli studenti dell'Università di Stanford sotto la guida del professor Twiggs. In quell'anno comincia la storia dei microsatelliti nello spazio e soprattutto dei microsatelliti universitari, perché nascono come semplicemente oggetti di natura didattica. E anzi, da questo punto di vista, la scuola di ingegneria aerospaziale si collocò subito sulla scia, perché lo stesso anno noi lanciamo un microsatellite fatto dagli studenti. Lei deve contare che da questo che era appunto un qualcosa fatto dagli accademici, quindi che poteva lasciare il tempo che trovava, in realtà è nata una attività industriale fortissima. Per cui il formato attualmente più lanciato nel mondo di satelliti è questo, che gliel'ho portato, non so se si vede. Questo è il satellite come il maggior numero di satelliti nel mondo, in questo momento hanno questa forma, si chiamano 3U, tre unità, sono chiamati CubeSat, perché ciascuno di questi è un cubo di 10 centimetri di lato, e questo è il formato più utilizzato. E più utilizzato vuol dire che questo ha dei riflessi industriali fortissimi. E questo ha cambiato radicalmente l'attività spaziale. Quindi i satelliti sono diventati sempre più piccoli, sempre più compatti, sempre più leggeri, anche perché il vero collo di bottiglia nello spazio è il lancio, cioè il lancio è la spesa maggiore nelle attività spaziali. Per fare un satellite così, anche un buon satellite, che noi per esempio, questo ne abbiamo prodotti due alla scuola, sono partiti quest'anno. Ci vogliono 60.000 euro, cioè si tratta di una macchina, diciamo una buona macchina, ecco, una macchina, non dico di lusso, ma insomma di alto livello. Ma quello che costa molto è il lancio, perché il lancio va a peso. E allora più sono leggeri i satelliti e meno è costoso il lancio. Ecco quello che è stato il grandissimo successo, anche industriale, di questi microsatelliti. E quindi è stata veramente una enorme rivoluzione su cui si sta andando avanti. Formati sempre più piccoli, ma sempre più efficienti. I costi, naturalmente, stanno salendo per questi tipi di satelliti, perché si richiede sempre di più a questi satelliti. Si richiedono le stesse prestazioni che hanno avuto fino adesso satelliti di masse 10 o 100 volte maggiore. E ha anticipato anche quella che è la mia prossima domanda, ovvero questa rivoluzione tecnologica rappresenta oggi un mercato in forte espansione, ovviamente, soprattutto per quanto riguarda i lanciatori spaziali, un'attività, come ha detto anche lei, che sta assumendo sempre più una natura industriale. Quindi, rispetto al passato, la soluzione sta cambiando.
Sì, questo è stato veramente qualche cosa forse anche di inatteso, spinta naturalmente dal mercato americano. I lanciatori sono degli oggetti molto sensibili dal punto di vista tecnologico, perché sono sempre stati, sono nati naturalmente soprattutto come oggetti di offesa, no? Certo, no? Il primo vero lanciatore è stata la V2 di von Braun, insomma, si è partiti da lì. C'è sempre stato un controllo nazionale su questi, diciamo, molto, molto sensibili oggetti. Recentemente sono diventati anche appannaggio di società e quindi di imprenditori industriali. Questa è una cosa molto recente, ma ormai ben nota quasi al vasto pubblico. Chi è che non conosce Elon Musk, la SpaceX? La Virgin Galactic, eccetera. E tutto questo sta portando a due direzioni: lanciatori molto grandi per questi obiettivi visionari dell'uomo su Marte, no? E quindi del formare delle colonie marziane fatte da pezzi di lanciatori alla fine. Questo da una parte. Dall'altra, la realizzazione di nuovi lanciatori, sempre più piccoli, viceversa. Perché devono rispondere al mercato dei microsatelliti. Adesso, se lei vuole lanciare un microsatellite come quello che le ho fatto vedere, deve aspettare molto tempo, deve aspettare che il lanciatore si riempia di tanti microsatelliti o che ci sia un carico principale grande che possa pagare il lancio. Ecco, allora questo è, come dicevo, appunto un collo di bottiglia molto forte e che si sta cercando di allargare. Grazie alla creazione di piccoli lanciatori adeguati ai piccoli satelliti. Però, appunto, quello che diceva lei, la cosa più importante, è l'entrata in gioco degli imprenditori, che è una cosa soltanto 5-6 anni fa assolutamente impensabile, proprio perché pare difficile che si dia in mano, tutto sommato, all'industria, allo sviluppo industriale, qualcosa di così sensibile. Però ormai è qualcosa di irreversibile. Si sta andando, diciamo, in prospettiva all'idea del come c'è il personal computer. Ci sarà probabilmente, se ci sarà un'esigenza vera, il personal satellite, per cui lei avrà il suo satellite che gira intorno allo spazio che le servirà per qualche finalità e potrà chiedere, non dico a chiunque, ma a molti attori, di poter lanciare un satellite nello spazio, cosa che adesso è impensabile. Mi tolga una curiosità, ha detto che per costruire un satellite come ci ha fatto vedere servono più o meno 60.000 euro. Invece per lanciarlo esiste, mi passi il termine, un tariffario? Sì, il costo si aggira fra i 30.000 e i 50.000 euro al chilo. Quindi per lanciare una cosa del genere più o meno ne costa i 150, almeno il doppio, ma perché è piccolo. Ma lei si immagini satelliti ordinari che possono pesare migliaia di chili, si parla di milioni di euro di spesa. Queste nuove tecnologie comportano anche delle evoluzioni a livello scientifico, anche per quanto riguarda l'esplorazione dello spazio, e se sì, in quali termini? Sicuramente. Ci sono già state delle esperienze molto positive di satelliti esattamente della 3U, di quello che le ho fatto vedere, che sono andati su Marte. E quindi diciamo che c'è già una grande attività, anche non solo di sviluppo tecnologico, come le dicevo, ma anche di sviluppo scientifico basato su questi che si chiamano nano o microsatelliti. E naturalmente questo come puoi immaginare, porta a una riduzione enorme delle spese per queste missioni scientifiche interplanetarie, per le missioni importantissime che riguardano la biologia, la medicina spaziale, tutti questi esperimenti importantissimi. Per esempio, ci sono degli studi su dei cancri, cellule cancerogene che riguardano. Che attaccano il cervello e ci sono degli studi molto, molto interessanti e promettenti sulla possibilità che nello spazio ci sia un rallentamento dell'aggressione di queste cellule. Ma tutti questi esperimenti sono, diciamo, anche qui c'è il collo di bottiglia del fatto che richiedono un astronauta che operi
questi esperimenti di natura molecolare, di natura medica, di natura biologica. E questo può essere fatto soltanto nella Stazione Spaziale Internazionale. Adesso, con questi microsatelliti, si cerca di fare tutto quanto in autonomia, automaticamente, con i cosiddetti lab on chip, che sono dei laboratori in un chip. Per cui molti esperimenti, non quelli più complessi, ma una grande parte di sperimentazione si potrà fare con i microsatelliti. Quindi, oltre all'esplorazione spaziale, che già è una realtà, si è stati su Marte, l'anno prossimo partiranno 8 microsatelliti, di nuovo 3U, sulla Luna, quindi questo è già qualcosa di avviato, la nuova frontiera è anche microsatelliti per la medicina spaziale. Beh, questo è molto interessante, effettivamente. Allora, per concludere, ricordiamo che per l'Aracne Editrice lei è membro del comitato scientifico della collana Dallo spazio alla rete, un cloud di dati e servizi. Qual è il suo scopo? Guardi, questo scopo è perfettamente centrato dalle due pubblicazioni che già Aracne ha realizzato per questa collana. Sono delle pubblicazioni, la prima in particolare riguarda proprio l'accesso allo spazio, il nuovo accesso allo spazio, il fatto che le nazioni si vogliano rendere indipendenti dalle basi di lancio a terra. Pochissime nazioni nel mondo possono permettersi una stazione di lancio, perché ci vuole un sacco di spazio per la ricaduta degli stadi. E quindi ci sono tantissime idee. Ecco, la collana raccoglie queste nuove idee e le propone a un pubblico che è informato, perché non possiamo dire che sia proprio divulgazione facile, ma non specialistico. E quindi molti operatori di vari settori possono rendersi conto di quelle che sono le cose più di punta emergenti nel settore spaziale attraverso questa collana. Io penso che già è partita molto bene e abbiamo fiducia che centrerà questi obiettivi. Sicuramente sarà così. Professor Teofilatto, noi la ringraziamo per essere stato in nostra compagnia e buon proseguimento per tutto. Alla prossima. Grazie a voi, a presto.